Si è parlato del caso Venezia nel secondo appuntamento del ciclo di incontri sulle migliori esperienze maturate in Europa in materia di aree metropolitane, rappresentative di realtà diverse tra di loro e di grande valore, svoltosi oggi presso la sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Erano presenti Francesco De Giovanni di Santa Severina, in rappresentante della provincia di Napoli, Uberto Siola, presidente della Fondazione Internazionale Studi Superiori di Architettura, Luigi Vinci, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. I lavori sono stati moderati dal direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco. Gianni Fabbri, architetto docente di progettazione architettonica all'IUAV di Venezia, ha illustrato l'esperienza della città lagunare, sottolineando nel suo intervento l'importanza che la città metropolitana non sia un nuovo aggiuntivo apparato burocratico o una struttura tecnocratica da macchina celibe, ma è necessario che di essa siano chiari dall'origine caratteri e finalità. Professore Fabbri, stamattina si parla di Venezia. Quali le caratteristiche principali del caso Venezia che andiamo ad affrontare rispetto al problema dell'area metropolitana? Dunque, il caso Venezia comprende però un'area territoriale che è quella della città metropolitana di cui stiamo parlando, che vede presente anche la città di Padova e la città di Treviso, quindi è un ambito territoriale molto ampio, con tre province quasi completamente all'interno di questa idea della città metropolitana, e quindi una situazione che vede contrapposta, diciamo, comunque con presenti due situazioni molto importanti: una che è quella della laguna della città di Venezia col suo porto industriale, con tutti i problemi, diciamo, di salvaguardia ambientale, di salvaguardia dei beni storico-artistici che sono propri di questa città, e poi questo territorio dell'interno tra Venezia, Padova e Treviso, che è un territorio caratterizzato da una nebulosa insediativa che tocca circa 1 milione di abitanti rispetto ai 270.000 abitanti di Venezia. Due realtà molto, molto articolate, molto incomparabili per certi versi tra di loro. Quindi la città metropolitana, Venezia città metropolitana, ha questa ambizione, dovrebbe avere questa ambizione di mettere insieme queste due situazioni e di dare ad esse uno sviluppo che superi il particolarismo, assolutamente la frammentazione del territorio agricolo tra Padova e Treviso, e per altri versi superi la condizione di disastro ambientale che è stato creato dalla realizzazione del porto industriale e dalla realizzazione del grande polo chimico di Marghera, che ormai è un reperto quasi archeologico. È possibile trovare qualche analogia con l'area metropolitana futuribile di Napoli? Ecco, questo dell'analogia è una questione molto difficile. Certamente un'analogia è nel pensare a uno sviluppo in cui la componente ambientale, paesaggistica, storico-culturale diventa l'asse portante del sistema e dell'idea dello sviluppo. Questo mi pare che sia un criterio che direi forse è un criterio che vale un po' per tutta la situazione italiana, ma che per Napoli certamente ha una grande rilevanza, così come una grande rilevanza per la situazione ambientale veneziana, e credo che questo sia un grande passaggio che dobbiamo fare, cioè quello di passare da uno sviluppo in cui la componente ambientale, naturalistica e storico-culturale viene assoggettata allo sviluppo industriale, allo sviluppo produttivo industriale, ha invece un rovesciamento di questo rapporto. Questo mi pare che sia, come dire, il futuro, anche il senso di una città metropolitana.